れで勝てるやってくる勝負どころ二つに一つ選べて常に一気まった焦ることはない運命は決まってたんだどうするやるかやめるかやめちまうかいや間違うことを恐れるな諦めることを怖がろう心配ないさ信じ合えるチームだろう全員で進むぜ俺たちは間違えない出会った時から重ねた時代決して無駄はしない出て目指そう真っ直ぐ向かってスタート切ろう出て言えそう出て Il nostro terzo avversario nelle qualificazioni sarà l'Anima Sana Academy, che basa la sua strategia sui dati in suo possesso. L'Anima Sana Academy? Usufruiscono delle informazioni date dalle fasce in Azuma. Ed ecco una domanda per voi. Vi troverete presto ad affrontare una nuova sfida, ragazzi, quindi ditemi cosa pensate che possa essere? Eccoci, risiamo. E lei, Mister Yin? Il solo e unico. È in arresto per accesso non autorizzato. Cosa? Sul serio? Ma tu guarda un po' che modi! Aspetti, mister! Si tratta sicuramente di un errore, tornerò presto! Oh. Adesso è lui che deve affrontare una nuova sfida! Sembra che stesse cercando di accedere illegalmente ad alcune informazioni riservate tramite il suo computer. Ma sarà stato davvero lui? Questo significa che era una spia. La partita sta per cominciare e ancora nessun segno del mister. Rimarrà qui dentro mentre noi indagheremo sul caso. E se io mi rifiutassi? Scherzavo! Davanti a lui! La partita sta per cominciare! Raymond contro Anima Sana Academy! Non abbiamo scelta, dovremo cavarcela da soli. Sì. Ma cosa dovremmo fare di preciso? Ma è il nostro mister! Forza andiamo dai, verso la vittoria, là c'è la gloria, noi non ci arrendiamo mai. Forza andiamo, vieni con noi. È arrivato il momento, sai di fare questa scelta, tu ci sei oppure no. Devi decidere, il destino non aspetta mai, vieni oppure no. La gloria non aspetta più e vincere vogliamo noi. Non devi temere, non avere paura di sbagliare mai. Vieni con noi. Non ti preoccupare, confida nella squadra. Non dimenticare che la squadra siamo noi. Non mollare, vieni con noi. Sì, vieni con noi. Forza, vieni dai, non scoraggiarti mai. La gloria aspetta già. Non disperare mai, forza non mollare mai e vincere saprai. Qui con noi, forza andiamo dai, verso la vittoria, là c'è la gloria, noi non ci arrendiamo mai. Forza andiamo, vieni con noi, conta su di noi. Forza andiamo tutti insieme noi, forza dai, da 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 da, da. La vittoria è qui, sì, la vittoria è qui per noi. Autogestione! Non crederete ai vostri occhi. Gustate il futuro con le nostre verdure di nuova generazione. Vegmec, siamo fieri di sponsorizzare l'Anima Sana Academy. Un emozionante viaggio vi attende. Partite oggi. Island Tour. Siamo fieri di sponsorizzare... È un messaggio del mister. Mi hanno arrestato.
E cosa c'è da ridere? Ma da dove ci sta inviando i messaggi? Oggi vi darò indicazioni dalla mia cella. Yay. Non c'è bisogno di leggere anche le emoji. Ah, davvero? Usate la strategia per le emergenze. Dice così. Vuole usare quella. Quella quale? La strategia chiamata piano, che potrebbe essere utile come potrebbe non esserlo. Ci sono anche quelle chiamate corvi nel bagno pubblico, sederini ballerini e molte altre ancora. Queste sì che sembrano strategie inutili. Le chiavi per il successo di questo piano sono Sandra Fischer. Contate su di me. E Chico Calavento. Cosa? Anche io? Sandra, ti sei impegnata molto nell'allenamento. Già. E tu, Chico? Io sono aiutato il mister con alcuni lavoretti. Sono convinto che ti saranno d'aiuto per creare una tecnica micidiale tutta tua. Ma io, a dir la verità, non ne sono così sicuro, sai? Dobbiamo avere fiducia nelle direttive del nostro allenatore. Io... Uno. Ecco il fischio d'inizio. Usate lo schema intercettazione terra-aria. Si comincia, eh? Andiamo. Schema intercettazione terra-aria. Azione! Tutti i giocatori del Raimon avanzano nella metà campo dell'Anima Sana Academy. Ma dove vanno? Sarebbe questo lo schema intercettazione terra-aria. Non vi faremo passare tanto facilmente. L'anima sana cerca di scartare gli avversari. Tre, due, supera la difesa. Uno, è il momento. Tornado di fuoco! Barriera magnetica! L'anima sana ferma il pallone. Accidenti! La nostra metà campo è completamente scoperta! Adesso! Andiamo! Avanzate! Ora venite verso la nostra porta. La Raimon è avanzata, lasciando via libera all'anima sana! Ho allenato i miei 11 ragazzi con rigore e disciplina. Non ci lasceremo sfuggire questa occasione. Non ci lasceremo di certo scappare questa opportunità. Ma il vostro volo sta per essere interrotto. 3, 2, 1 e via! Adesso? Ma cosa devo fare? Ma certo, ho capito! Bene, voglio che tu pulisca i pavimenti dell'intera scuola. Cosa? I pavimenti sembravano non finire mai. Ho pulito tutto il giorno. Cosa? Che cattivo! Prima che me ne rendessi conto, diedi dei nomi agli stracci, unici compagni di sofferenze. Facciamo del nostro meglio, Stracio. È impazzito del tutto. È stato allora che ho inventato e imparato una nuova tecnica per pulire velocemente. Adesso è il momento di usarla per intercettare quel pallone! Trappola turbinante! Ha interrotto il passaggio! Che cosa? Ce l'ho fatta! È riuscita a creare una tecnica prima di me! Perché? Ti interessa perché? Solo questo! Rai continua ad avanzare scartando uno ad uno gli avversari e vai! Eccomi! Così! Gol! Evviva! Raimon fa il vantaggio segnando la prima rete della partita. Avranno fatto il primo gol e continuando così vinceremo. No! Dove hai preso questo telefono? Mi hanno beccato, le cose si complicano. Ora si fa sul serio. Passiamo all'attacco. Anima sana si lancia in avanti, scattando verso la porta. Nessuna direttiva per ora. Però ho visto il modo in cui ci attaccano, è ora di usare... Già. Quello che il mister ha chiamato schema alto rischio. E cosa sarebbe questo schema alto rischio? In altre parole,
Significa che sei disposto a subire un danno se poi riesci a restituirlo con dei grossi interessi. Wow, regina, sai un sacco di cose! Beh, questo è il significato, ma... che tipo di schema sarà? I giocatori della Raymond non riescono a stare dietro ai passaggi precisi e veloci dell'anima sana! Ma la nostra difesa è rimasta ferma immobile! Inazuma Eleven! Devo inviare delle nuove direttive ai ragazzi! Oh, ancora un po', ci sono quasi! Ehi, cosa stai facendo? Che succede alla Raymond? L'area di rigore è libera! Cosa? Una delle chiavi per il successo di questo piano è Sandra Fisher. Il mister non si è ancora fatto sentire, ma... è ora di mostrare i risultati del mio allenamento. Scommetto che ti darà da fare dei lavoretti come ha dato a me. Beh, io me la cavo, ho sempre dato una mano in casa. Sandra, tu non farai qualcosa di così piccolo e insignificante come hanno fatto tutti gli altri. Piccolo e insignificante? Ecco qua. Sandra! Quando riuscirai a fermarlo, avrai superato la prova. Per quale motivo solo lei può fare un vero e proprio allenamento mentre io sono costretta a pulire per terra? Ma è una cosa troppo difficile. Sonny! Sto bene. Io voglio provarci. C'è qualcosa che non va? Non ci riesco. Per me è impossibile. Oh, allora fermiamoci. Credo di averti sopravvalutato. Ti ho chiesto di fare qualcosa di impossibile dopo tutto. Mister, adesso basta. Sicura di stare bene? Sì, grazie. Buonanotte. Buonanotte, Sandra! Mamma, un bel bottino. Oh, è enorme. Come pensavo, i grandi tesori? I grandi tesori si trovano solo in profondità. Andando in profondità, eh? Devo andare ancora più giù. Ancora. Più giù. Ma guarda che bel bottino, Sandra! Oh, bella! Adesso tocca a me, la mamma non perderà! No, alla fine sarò io a vincere! Ancora più giù! Continuerò ad allenarmi andando sempre più a fondo! Sandra! Perché vuoi fare tutto da sola? Sì, ha ragione, accidenti. Ti ho portato uno spuntino degli ottimi panini. Grazie ragazzi, grazie di cuore. Se mi impegno con tutta me stessa, allora troverò sia il tesoro che la vittoria. L'anima sana è ormai prossima alla porta. Saetta spiovente! Nano! D'acqua! La parata! Che cosa? Bravissima! Ora andate, rischiate tutto! Avanti, attacchiamo! L'azione si sposta all'attacco!
così facilmente? Sì, questo perché l'anima sana usa solo formazioni scrupolosamente calcolate in anticipo. E questo è diventato il loro punto debole. Sono tua! Ok. Non ti lascerò passare! Sandra è riuscita a fermarli. Ora tocca a me! Ah, il pallone in volo! Lo prendo io! Non te lo permetterò! Questo è quel che si chiama un vero contrasto lampo. Gli hai appena dato un nome. Tornado di fuoco! Dovrebbe essere quasi finita. Sono certo che tu ti sia impegnata, Sandra. Abbiamo ancora un sacco di piani da usare. Come canto buddista per cavalli. O anche la strategia: se non hai il pane, allora mangia una torta. Eh? Avanzate sul lato! Fine della partita! Ottimo lavoro. Però il vostro prossimo avversario sarà la Roya. Non riuscirete mai a vincere usando queste strategie. Sono stati davvero bravissimi, Rockley. Sonny Wright, non abbassate la guardia. La Roya è forte. Sono certo che lo sia anche più della stella. Oh, ah, sì! Ehi, ragazzi! Non ci crederete! Ho appena parlato con Jude Sharp! Oggi ti ho portato un regalo. Ti piacciono queste cose, vero? La lascio qui, vicino a Nanorso. Mister! Ma allora è tornato! Certo, era un'accusa del tutto falsa! Sì, ma allora come mai? È stata colpa mia! Una maschera? Ehi, ma quello non è l'H del mister? Esatto, il mio nome è Lee H. Lo dice anche il suo nome. Comunque non pensiamoci più, d'accordo? In realtà c'era una foto birichina che mi aveva chiesto di inviargli, ma è stata infettata da un virus. In che senso birichina? Ho detto di non pensare. Ed ecco perché il suo computer ha avuto accesso alle informazioni riservate. È stata colpa del virus. Mi dispiace. Oh, se solo non... se solo non gli avessi inviato quella foto così birichina. Come fa una foto ad essere birichina? Sai, io avrei preferito che lo fosse. Bene, che ne dite di passare ad altro? Sta cambiando argomento! Ma certo! Il nostro prossimo avversario sarà la Royal Academy. Per 40 anni, la Royal ha sempre vinto il primo posto nel Football Frontier. Per così tanto? Anche se ormai hanno ceduto il titolo e ora una delle favorite è l'Accademia Stella. Ecco i loro 3 punti di forza. Il Pinguino Imperatore numero 2 è il loro tiro più potente. Sono stati guidati da un genio delle strategie, facendo cose eccezionali. E per finire c'è il loro allenatore, il famoso Ray Dark. Non si ferma davanti a nulla pur di vincere ed è stato arrestato per scorrettezza. Ma è stato rilasciato ed è di nuovo attivo. Ha fatto qualcosa di scorretto anche per uscire? Tuttavia, senza Jude Sharp, la squadra ha perso il suo comandante e genio delle strategie. Nonostante ciò, rimangono forti. Com'è possibile? Anche i loro allenamenti sono a porte chiuse ultimamente e nessuno ne conosce il motivo. Inoltre c'è un'altra cosa piuttosto strana. Tutte le squadre che hanno perso contro la Royal hanno continuato a perdere anche le partite successive. Come se fossero maledetti. Che cosa gli sarà successo? Ho ottenuto delle informazioni sulla Royal Academy. Ah sì? Bene. Fermiamoci un attimo. Scusa l'attesa. Sei sicuro di riuscire a mangiarlo tutto? È per te? Grazie molte. Questo è il loro nuovo giocatore a cui bisogna fare attenzione. Il loro consulente tecnico, Nathan Swift. E che tipo di persona è? È un po' come il gelato che hai in mano. L'ardente e piccante gusto dell'abanero. Cosa? È abanero?
Mischiare un sapore forte con altri più delicati fa diventare il tutto molto più buono, non trovi anche tu? Quindi hai preso il gelato solo per fare questo esempio? Sei in ritardo, Caleb! Chiedo scusa, signor capitano. Ancora non riesco a credere che Jude se ne sia andato lasciandoci così. Ray Dark ha qualcosa da dire. Ascoltate con attenzione. Dobbiamo ascoltare le parole di un criminale. Per prima cosa, vi presento al vostro nuovo compagno di squadra. E sentiamo, chi dovrebbe essere? Eccolo qui, vieni, fatti avanti, Grotli Bogwalt. Ah, che onore! È stato il grande Ray Dark a introdurmi! Il mio nome è Grotli Bogwalt, piacere. Guardate un po' qui, anche la mia carta è di livello massimo. Ma chi ha quel tipo? Ho sentito che è il figlio di un dirigente scolastico. Bene, ora discutiamo delle strategie da usare nella prossima partita. Non ne vale la pena per una squadra simile. Non sapete nulla sui nuovi giocatori della Raymon. E non solo, non conoscete nemmeno le vostre capacità. Da oggi ci alleneremo in vista della partita contro la Royal. Questa volta sarà un vero allenamento, non è così? Sembra che fino ad ora io sia stato troppo indulgente con voi. Per questo oggi faremo qualcosa di molto speciale. Siete pronti? Come? In che senso di molto speciale? Ragazzi! Ragazzi, che cosa vi è successo? Cliff ha addirittura perso peso! O almeno credo! Si può sapere che cosa è successo qui! Sono pazza io d'amore, amore per te. Sono qui da sola e sempre ti aspetterò. Proprio come questa pioggia triste sarò. Qui nella tristezza io scomparirò. La prossima partita sarà contro la Royal Academy. Che intenzioni avranno? Inazuma Eleven Ares, prossima puntata, una tattica geniale. La frase del giorno di Inazuma Eleven. Se mi impegno con tutta me stessa, allora troverò sia il tesoro che la vittoria. È tutto.